Quella, buonasera bella raga, buona serata a tutti. Qui potete vedere la schermata del torneo a cui ci siamo registrati. Spero non sia stata una follia. In realtà mi sa che sono tipo 3 settimane che non faccio sto torneo perché mi ricordo che l'ultima volta inaspettatamente era più pieno di pazzi del solito. O perlomeno mi sembra fossi capitato in un tavolo abbastanza problematico. Quindi vediamo come va oggi. Pupazzi subito. Abbiamo già un raise, ma io mi appoggerei. Bella Kratos. Bella Maccia, ben arrivato. Grazie Flex, bella. E settiamo. Occhio alle picche, 6-7 che già sarebbe scala. Lui fa 40 in faccia origina. Lui raise è pure lungo. E io qui devo andare sopra. Non avrà settato i 9, Isla Blanca, mi auguro. Sarebbe infernale. Fold ai 10. Ma non eri buono. E io difendo, questo mo si è arrabbiato, ho preso pure un 10. Però un K non lo cercavi lì in mezzo. Non vorrei che ha preso un quadretto, un colorino per sbaglio. Folder. E lui in sit out, raisiamo e rubiamo il buio. Le sta vedendo le carte Isla Blanca comunque, ma sto giro ti devo andare sopra. Con questo Ace Queen suited. Folda. Sì. King Jack si possono aprire, farei un 60. Se Samurai folda ci rubiamo il buio di farfalle. No, mi tripetta. Ma sono in posizione su di lui, 140 gliele do, non un gran flop. Pot bet, proprio pure coppia in mano, folderei. Grazie mille per i 2 mesi, bro, un piacere continuare ad averti con noi nella famiglia dei pokeristi. Dai, mi prendo la briga di un check con tris floppato. Bella dodo. Lui fa 60, lui colla, faccio colla anch'io. Portiamo sul pot. Un 6 che non cambia granché, qui la farei io, farei un 100. Eh no, ma subito così mi foldate, puzzo proprio oggi, eh. Madonna, 45 devo mettere, pot da 2,70, sia mai che casca dama 8-8, dai. No, 8 l'ho pure preso. Original check, questi si sono appoggiati tutti, ci sarà un 9 in giro. Sempre un piacere averti qui, 120. Lo zio Festa. Non so, cioè io la comprerei una strada, però non so quanto è worth. Chiama pure lui, il piatto si Squeak! ingrossa. Bella Zamp, sto in torneo con te, spero di incontrarti in tavolo sogghigno con occhi felici. Uela, grazie mille Kratos per la donation, bro. Speriamo di beccarci in torneo. Vediamo un po' come ci va stasera. Qua alla fine ho messo perché ha chiamato pure Farfallina. È un 3 che non cambia troppo le cose. Qui qualcuno o cercava scala. Lo zio Festa se la rifà probabilmente un 9. Ce l'ha. Dovrebbe cercare qua. Apre pure un draw sto 3 in realtà. È andato in check automatico. Dai che ci prendiamo il river. Non la fa Farfallino. Dio santo. Ah, incredibile. Facciamo un 80. C'è sempre lo zio Festa in sit out. Quindi saremo io e Farfallina. Che ha limpato. Bella fra, ben arrivato. Oh, mato. Vabbè, ho capito che tipo è farfallina, dai. Questa devi essere contento quando sei Naz, capito? Perché te le dà tutto. Sac più alto 10.000, immagino. Quanta, cecco. No, fa, ho preso il 9, bravo. Sono in check call, non ti inventa niente. Oh Cristo, ho preso l'asso river. Bella Vicio, ben arrivato, bella Zeddy. Ah, qui riempirei. Ah, lui è in sit out, lol. Potevo tranquillamente aprirle. Capponi, bella Gianlu. Adesso Farfallina dovrebbe pushare. E invece folda. E io aprirei, dai, 75. Ingo Dark è appena arrivato al tavolo, mi snappa. Settiamo, checkerei. La farei. Vabbè.
Cioè, sono sempre nelle mani in cui non serve un cazzo, ovviamente, li devo vedere. Allora, io aprirei, farei un 80. Quella è bella Imalbi, grazie mille per la sabro e benvenuto nella famiglia dei pokeristi. È un onore averti tra noi. Oh signore, grazie, mi hanno regalato anche un buio. E guarda, sgranato, te non hai giocato una mano, hai aperto e io dovrei passare, ma in due, chiaro. Ittare, mai una minchia di niente. Qua me lo potrebbe pure cercare un asso. Se fosse uno che... No, i bet 80, minimum bet. Cioè, come faccio a credergli? Però perché dovrei fondare? Ah, in realtà... sono arrivati 6. Oddio, non me li fate vedere che oggi è la seconda. Una volta mi ci hanno craccato Asso K. Anzi, hanno retto contro il mio Asso K. E l'altra volta ci ho sbattuto contro i 10, invece. Guarda, io DJ Gwen in realtà sono in trattativa per fare sta roba con Stars. Il problema è che non... Ma perché ho aperto solo in per 2? Sono scemo. Ho digitato 100, ma è partito 80. C'ho il blocco non acceso, no? Non mi dico così. Sì, porca troia, ecco perché. Sgranato ci pensa. Mostra, vedemi, resa in faccia. No, però settiamo. Ma guarda, betto pure perché non è detto che non sia nel suo range qualcuna tra queste cartacce qua. Poi ho fatto una bet ridicola e fonda. Vabbè, pazienza. Cioè, pazienza, in realtà potevo cercare e ottenere più valore, però. Però ecco, 7-3 per me fanno comunque schifo. Allora, è qui quasi che difenderei. Lui da bottone lo può fare con tante tante mani. K però non è esattamente quello che volevo vedere. Vediamo se la fa. Dovrebbe. La fa, ma mi sembra tanto di rappresentanza. Io mi arrischierei un raise perché il K sinceramente non glielo faccio. Facciamo un 8-68. Ci ho sgranato dietro, ma mi auguro che da grande buio non ha difeso con chissà che cosa. È che ripeto, la giocata di Isla Blanca mi sembra. Forse anche lui in risposta non è che mi fa chissà che mano. E tocca passare, ci ha letto. Peccato. Le solite storie incredibili starziane. Asso 9. Sì, so UTG, ma potrei anche aprirla. Questo poi non è stato sconfitto. È gratuito se si possiede. Qui aprirei un account Amazon Prime. E passa. Fa 9, guarda, Mazzardo fa l'ultima apertura, 188, giusto perché c'è Zio Festa in sit-out. Nick Brindi le manda e io lo collo. No, ho rubato un buio da 200, dai. Piotto si manda, un meno di 20 BB, veniamo collati da sgranato. Vediamo un po' contro cosa sbattiamo. Questo è affezionato, dama 10. Mia, double up, dai. Queste le aprirei, farei un 198. Forse un po' troppo lunga? No. Anzi, piccola. Questo mi tribetta, appena arrivato. E non c'ho history con sto ragazzo. Con Peraz. E lui va all-in, direi che devo passare. Devo passare. E lui chiama Ace Queen le dame. Beh. Beccasso. Pazzesco. Si è reso, lui pusha. Quindi a questo punto tanto vale pushare. Spero non ci sia Peraz gonfio. Vale la pena questi buchi. Ma io apro, faccio la cosa più brutta che potrei fare. Se Sblodis mi pusha, glielo do. Ah. E K-Jack. Guarda, apro. Come prima, mi permetto ancora di aprire. Ok. Dame, con queste si può anche mandare. Fammi pensare, sarebbe uno shove da quanti blinds? 24. 24 barra 23. Vediamo come va l'action. Diamo già raise, lui folda. E io provo il push. Ciao, asso buono, chiama. Ah, troppo spinta, cazzo. Speravo avrebbe chiamato, anche perché non ero lunghissimo. King Queen, lui c'aveva il raise pronto. E io mi appoggio. In queste non passo. Mamma mia, ma stasera è sempre questa, eh. Tocca pure passare.
E a suo check direi che si può. Lui apre, ma io sono costretto. Beh, mi puzza che apre da lì, potrebbe pure essere gonfio. Folda. Ah, giri pure 4 e 6, eh. Asso 9, pure queste regalate. Ma guarda, proverei ad aggredirlo io sto giro. Bravo. Aprirei pure queste. Non vorrei che mo mi tribettano perché le sto apri tutte. Full. E asso K, c'è già Raze, call, qui si manda. Che Dio ce la mandi buona. Original folda con la lui, 9, un flip, K. Sì, vinco un flip. Dai, cazzo, dai, cazzo. Asso K di nuovo, farei un 2,88. E mi hanno passato addirittura tutti, però. Sa che la paglia dovrà aspettare. Mo cos'è? Mi devono piovere adesso le carte guardabili. Boh. Asso 8 suited. E quasi che aprirei. Difende, ma io asso l'ho preso. Va bene. Allora, i 5. Ma farei un call, guarda. Raise mi pare troppo scontato. Massimo sbatte. Massimo sbatte. E sbatterei pure io. E sul perato qui se qualcuno la fa potrei pure mettere quei 5. Vorrei che qualcuno ha cercato colore al turn. Cerchiamo. Ha preso il 6. Boh, vabbè. Bella serba, ben arrivato. Ah, lui è all-in obbligato e io devo aprire. Farei un 3,55. E io qui te la devo fare, amico mio. Sono arrivato al limite settimane su Starz. È successo pure a me, fra. E qui te la devo rifare. Bravo. Vedi, è così semplice foldare My Life. Cosa vuoi andare a cercare? Sui K. Aprire. Farei un 4,88. Apro più lungo del normale. Vediamo un po'. My Life, che ci combini? All in. Call. Cos'è? Natale? Asso 6. Fatemeli reggere, vi prego. Sì. Dagli dei capponi. Dagli dei capponi. Dagli dei capponi. 7-8 da bottone si può fare un call. Un 9 mo è scala. Un 9 sarebbe una bella scala. Ultimi 20 minuti un sacco di mani, stai vedendo, eh? Sì. Dammi 9? No. C'ho 8 alta, sono in check fold, amici. Allora, mi sa che l'album del Clem è pure finito, eh? Ah, è rimasto solo uno. Allora, queste le aprirei, farei un 3,88. Lui non lo famo fuori mai. Bello! Qui non posso si bettare. Cioè, non posso non si bettare. Colla. Si pera il board. Si... Oh, la Madonna! Non è che c'ha folla, sto matto. Mettiamolo un po' gli arresti, colla. Mac, boh. E a sto punto gliele dovevo chiedere proprio tutte, cazzo, a Juan. E cercherei con Brooklyn. Non un grande flop. Mo' ho preso asso, gliela farei. Colla. E gliela rifarei. E fold, ok. Oh my god, I'm gonna open this. I'm gonna make 420. Andiamo un po', 420. Facciamo foldare. Bottone piccolo, grande chiama. E io su questo peirato ti devo sparare un 7,88. Colla. Non la fa. Ma poi pot. Però poi è chiuso colore, sai. Per chiamare su quel flop. Sì. Mi fai sinceramente ridere. Riempirei.
non un flop stupendo. E mo se in 4 quinti di colore al K più 2 overcard potrei farla. Snap collato da tutti e tre, ho preso K. Farei un millino. Call. Boh, porco Dio, Brooklyn. Mai sento. Ah sì, e io aprirei, farei un 500. Vediamo un po'. Max Carl che ci combina. No, no, tutti fold. E dai, madonna. E bella per Max che double up, passo K di nuovo, aprirei sempre a 500. Mo Peraz non fa il tilted che le metti tutte, bravo. Che sei in average. Abbiamo ben due call. Flop non dei più belli. Però 800 te le devo dare, seppure in 4 quinti. Tocca foldare. 6 e 7, ci abbiamo pure Brooklyn in sit out. E riempirei. Peraz si è preso una bella stangata. Vediamo se non apre più. Cercherei anche se ho preso il 7. Cercherei pure sul 3. E cercherei pure qua se la fa collo. E infatti siamo buoni, pare. Ah, sì, è lì, è possibile. E vediamo un po'. Preso topperlo, c'è Crazy Ray, vediamo se la fa. Devo farla. Però 400 è tanto poco. C'è proprio asso, eh? Porco Dio. Sì, oh, tanto lo fanno per mettermelo nel culo, cioè fanno la tipica small bet per poi farti venire il dubbio. Ce l'ha, porca madonna, scemo io che River tanto gliele do. Ma vedi, cioè, ma lo so, so io che sono somaro, allora basta che me lo dico da solo, porco Dio. Perché veramente, cioè, ste robe so benissimo di potermele risparmiare. E qui sarebbe quasi da mandare quei bui che c'ho, ma riempo e basta. A 9 scala. Mo devo cominciare a considerarlo il push, eh. Non stiamo più messi bene. Niente, boni manco per da malta. Niente, i due. Un po' esagerato il push con i due. Farei gol. Se lui apre gli pusho. Lui apre spesso in queste situazioni qua. No, ha fatto con le basse. Speriamo in un set allora. Massimo, che pensi? In un set, però non è brutto il flop. Se checkano tutti potrei pure provarla. Ok. Checko. E doppia flop. Pagami, cazzarola. E Assodama si manda. Si manda con 4700 blinds. Cioè sì, con 4700 di stack. Blinds un po' meno. 18/19. E vabbè, proviamo un buio. E Asso check pure. C'è già il suo, lui chiama. Ma io devo provare. Stavolta sbatto contro qualcosa di grosso, mi sa. Max Carl è un pezzo che non apre, però. Inutile sta traccheggiando ancora chissà quanto. Bella Piero, ben arrivato. Mi hai chiesto se c'è... Hai chiesto se c'è gente da Verona? Io no. Original pass. Che copure, e là, dai, 2040 fatti così, bello.
Folda una mano, che ecco. Ho floppato scala, boh. Non pagano mai io quando c'ho punto, Cristo, manco a cercarglielo. Quasi che la riproverei. Tra 2 minuti bui so 300. Piatto 1180, sì, dai. Tanto tribettarlo mi scanna lo stacca alla stessa maniera, quindi sarà la volta che è gonfio. È che è la terza volta che gli pusho sopra, non vorrei che sto giro... Cioè, sempre la sua apertura standard, quindi può avere un po' di tutto. Metti questo check, dai. Sì! Ha messo questo check davvero. Sì, ha messo questo check davvero, dai, cazzo! Questo aspettavo, uno che mi metteva... Oh, quindi nuovo. Aprirei, farei un 6,75. Con Ace Queen again. C'ho scala, sta buono. Ha sentito puzza, mi sa. Fa fare un call. Bello sto flop. Pure il set di cuori dietro. Farei un 6,88. So pur sempre in bila. Più backdoor a colore. Non mi sembra brutto per bettare. Passo con il Saucil, qui abbiamo un call, tre call addirittura. Massimo, sbatti dai, che sto 3 cosa ti ha cambiato? Io cercherei pure io, alla fine ho bettato sì, ma con bottom pair, niente, eh? Qui c'è rischio qualcuno ha chiuso un colore. Se andiamo tutti di check, cercherei dietro e infatti c'era top pair. E riempiamo, dai. Vediamo se Perazzo sbatte. Vorrei che... Dai, Perazzo. Su via. Sai, l'ho preso, ma cercherei. 600. Dai, compro una carta, Brooklyn. E voglio che sia un K o un 6. Lo esigo. Chiama pure lui. Questa mi pare tanto una bet di inculata come prima. Sì, ma non è, fa in tempo a morire. Allora, un 8 l'ho preso. Io devo averci sempre paura. Qui secondo me un asso lo cercavate. Posso provare a farlo, mi devo beccare sempre con le col contro. Oh, è lui. The monsters are here. Abbiamo un raise che andrei a tribettare. Manco corto, 1880. Vediamo un po', da SB, Massimo. E bravo che me la passi. K Jack Suited potrebbero essere carine, loro due passano, io farei un'aperturina 8,80. Bella per Jack, ma non glielo nasconderei, 1150. Chiama. Check. E siamo buoni, dai. Questa ci torna utile. Che stavolta se chiama io aprirei. Per la prima volta c'ho una mano con cui aprirgli, infatti passi. Sì, certo che l'ho ascoltato, Real Talk. Qui abbiamo a K di nuovo, aprirei un po' più corposo, 1100. Veniamo collati. Aperto lungo, ragazzi. Fino adesso ho aperto sempre in per due, non vi puzza la cosa? Questi sono gonfi neri, Massimo pure ci sta pensando. Even Massimo is thinking about it and fold. Brooklyn colla, siamo in 3 nella mano. Madonna che flop di merda, ma io qui devo si bettare. C'ho paura che lui c'ha una coppietta però, per aver snappato così. Però devo farla. Ci devo investire un minimo. È rainbow, foldano tutti, uff. Dai. Dai. I 5, famo un call.
Facciamo un call con Pocket Files. Oh, ci cerca. E me la fa. Che hai preso Pocio qua in mezzo? Un K? E qualsiasi roba ha preso che non sia un 4 mi batte. Grande buio, do più un 7 che un K. Fold, dai. Asso K ancora. Vediamo che succede. Chiama e basta Brooklyn. Chiama e basta lui. Io devo aprire. Fare un 1250. Call. Checco. Folda. Stavolta becco asso. Gliela farei. Fare un 1000. Anzi, facciamo un 2150. Sa che non ci crede che c'ho l'asso. O l'ha beccato con draw forte. Folda. K10 suited invece sono carine. Se Checco passa, Checco chiama, ma io apro sempre un 1100. Massimo ci pensa. Passa, Checco non passa mai. Checkerei. E qui te la proverei a fare 1855. Un jack non lo cerchi qua. Spero non c'ha dama 10 e poi andare a cercare scale. Ma pare di no, il buon Checco. In screen, ma che sono tutte queste premie? 1150 ancora. Vediamo un po'. Io poi comincio ad aver paura quando vedo tutte queste mani. Allora, intanto volume 3. Partiamo. R8. Olin è andato? 8.000 sono tanti. Può avere una coppietta. Può essere tranquillamente un flip. 7.000 non c'ho voglia di dare. Te le mostro, eh? Te le mostro, Massimo. Così vedete che non apro con l'aria. Oddio, 9. Checco chiama, io devo aprire 1250. Dai, Perazzo, non le faccio spesso ste robe. Come race, dio cane. E il flop lo vedo. Non è che c'ho overpair. Sai che mi puzza proprio d'overpair questo, porco dio. Mi puzza d'overpair più grossa. Mi tripetta, o può pure a sto K. Così come coppia più bassa. Però il push diretto qua è proprio da coppia. Folle. Bella alta, vai tranquillo. Ci becchiamo la prossima. Dai, qui farei un call. Siamo io al massimo. Non becco asso al flop. Checkerei. Non la fare, grazie. Sono buono con asso alta. Dai, grazie. Cioè, tra un po', penso un'altra oretta e qualcosa regge, ma c'ho paura che poi rimango al buio. Allora, io queste le aprirei e farei un 1655. Diamo un fold, massimo. Massimo colla. Ma io qui te la devo fare 2, 8 e 80. E folda, dai, bel pot, ancora in modalità una mano alla volta, ancora aspettando di sapere se saremo mai ITM. Cioè, davvero, è assurdo. Io queste pure le aprirei, 1655, la seconda mano che apro, ma che devo fare? Mi sto vedendo tutte adesso, mi vogliono chiaramente mandare fuori. Oh, cazzo, ma Brooklyn me le manda? Anzi, non le manda, secondo me, perché a meno che non ce l'ha buona, vuole arrivare a ITM. Infatti guarda come tank e folda. Checco chiama. Hittare il nulla. Mo' ha preso K. Gliela farei. E passo. Ok. Fortuna che c'è lui. Ancora. In modalità una mano alla volta. E io queste le aprirei. 1688. Lui difende. Io in 4 quinti. Qui te la devo fare. 2988. Sarebbe da andargli rotto. Eh sì, quella, vabbè, c'è as doppia. Dammi un fiore. Sì. Dai, dai, 37.000, dai. Adesso sarebbe bello che mandano sia Perazzo che Massimo. Perazzo manda. E lui può anche aver mandato perché gli sta arrivando il buio addosso. Mo vediamo. Se rimaniamo io e lui, forse glieli do, dai. Asso 10 entrambi, dai, splitta sta roba. Ci splitteremo i bui almeno. Asso T le aprirei 1755.
E lui pusha, io collo. Passo 8, dominato. Un 4 quinti di colore lui, tieni. E no, non tiene. Porco Dio, ha sculato. Vabbè. Asso 10, le riaprirei. 1755. Mo Peraz me le manda tutte, no? Checco. Sono tutte mie. Asso check suited, belline. E me le regalano pure, ok. E gli 8 si possono aprire. Farei sempre un 1755. Se che comanda è un chiaro call. Tutto mio. Guarda, mi azzardo a farti un 1285 orientativo. Va bene. Ah sì, oh my god. Dai, mandate adesso. Pocio resa. Sasi. Colla, dai, arricchisci il piatto. E ci pensa Sasi. E folda. E io gli mando sopra. Dai, aperto 2000, ma non mi puoi passare. Boh, ma che vuol dire? Vabbè. Sì, non lo so, a me non mi era sembrato così al limite. Oddio, i check. Non mi era sembrato così al limite per il semplice fatto che alla fine io ne aprirei. Che alla fine sì, anche mi avessi girato a sto K ci perdevo 6000. Però. Vabbè. No, è che non gli facevo veramente un cazzo, cioè, sono sincero, bro. Ho messo tranquillo perché in questa fase ti può mandare con tanta roba, capito? Quindi di conseguenza non. Ma qui un K non penso che me lo cercate, ragazzi. Ma lui colla. Cerchiamo mica colore qua. Col 2 è un collo al limite, eh. Non vorrei che mi ha collato e basta con K. Può anche aver bucato colore, ma in genere chi buca colore tira una parella di Cristo a rire. Io non batto né un 6 né un 8, se malauguratamente mi ha chiamato un 6. Oh, potete anche foldare tutti, non me la prendo. Niente, bella Nick. E siamo in TM al momento. Stiamo aspettando di vedere cosa succederà. Checco dietro, dai, da Malta buona. Sì, finalmente una mano buona. Asso 10, potrei pure aprire. Non apro una mano da 2 anni. Oh, bella Ria, ben arrivato. Qui difende, però io un 10 l'ho preso. Ti farei un 3, 2, 20. Oh cazzo. E siamo buoni con 6 e 10, Peppo, grande, bel bluff. E guarda, topone da short, difendo, sarà gonfio nero, so pure in bila. Mo se sciova tocca chiamarlo. Col, per 2000, sono in bila, ah, pure lui. E niente, ma sto male perché ho schiacciato, misclick, capitato pure a me un botto di volte. Qui aprirei. E da pazzi, Iaco, ma avevo fatto una lettura e mi sentivo buono su quella. Più di un 10 non gli facevo, che te devo dire. Guarda, aprirei pure queste, sempre 2250. Ma scoppola, perché ti dico, non mi è sembrato proprio un bluff il suo. E questo è il flop della vita, farei un 2880. Ma io, amico mio, non posso mollare. E ormai. Niente cuore river, vabbè. E lo faccio asso, però come faccio a mollare sto pot? E K-check, se passa Peppo, no chiama, ma io pusho uguale, non posso aspettare oltre. Però foldano tutti, 5000 ce l'abbiamo. Peppo folda, io le manderei tutte dirette con 13K. E anche rubare un buio è importante qua, Fold equity non ce l'ho più. Un fold, cischi fold, foldano tutti, 3000 di buio, vabbè, preferivo la double up al buio, però. Ama 8, guarda, quasi che proverei così per ridere. Voglio vedere, come passa invece? Ivan il terribile può ripushare come ha fatto prima tranquillamente, qua non ripusha, lui chiama e basta. Non la fare.
Non la fare, non la fare. Ma se lo chiamo col 9 son matto. Porco Dio colore, che culo. Se mi ci manda chiamo sto giro, con 7-8 sono libero. Col. Sono pure dominato. Prendo un 7 però. Fammelo tenere. Justice. Sta a vedere come busto adesso, Guasso K, Peppo che fa? Lui chiama e io pusho bel pot se lo vinco questo, Mo 24K, c'ho anche fold equity. E foldano tutti, pot da 10.000, dai. 3-5, quale curiosità. Adesso non pushi più, fenomeno. Ho preso pure in 3, te lo cerco. E stavolta sono buono. Aggrappato alla vita. E a Soti si può. Eh sì, mandare. C'ho sempre 20 bui, tanto. Tanto vale provare a stillare. E se devo uscire, uscirò. Ah, è 4.000. Siamo in 60. Prossimo che busta. Nuovo scaglione. Lui passa, io aprirei. Farei un 3.550. È che rischio sempre che lui manda, però. 3. 5,50. Difende. Non prendiamo asso. Gliela farei però. E folda, dai. Buon piatto questo. Saliamo a 40K. Se Peppo passa a resa. E io ti devo tripettare, Peppo. Farei un 9,680. E colla, flop proprio osceni. E c'hai 5, Dio cane. Vabbè, poi glieli farò. Allora, qui aprirei, farei un 3, 6 e 55 come prima. Accorgi, mi difende pure sto giro. Dai, avete visto che ho aperto con tutte mani legit per ora, su. Potreste anche non difendere e farmi. No, difende. Stavolta ho preso top pair, però. Qua me la farà lui. Non te la faccio io. 4, 6, 88. Magari mi fa bianco questo push. E chiama. E chiama, Gino. Chiama, Gino. Dai, sono in bluff, chiamami. È un bluff, Gino, chiamami. Non c'ho niente. Chiamami con le dame o i jack, dai. Non aprì, Peppo. Che lo vedo che ti sta frullando nel cervello di aprire. Bravo. È bello. Ci avrà 8-9 questo, però che faccio? Non lo cerco un fiore? C'ho anche due overcard che a me sta bet mi puzza veramente di doppio di scala. Vale la pena, pot da. Ma fold la fa talmente grossa che mi puzza. E a so 9, non c'è da sputarci sopra. Lui ne apre tante. Vediamo un po'. K10, partiamo sopra. Lui è in villa, ma gli bloccheriamo un 9. E tengono, dai, cazzo. Lui fa la sua classica per due, lui chiama, chiamo pure io, dai. C'ho un incastrone. Mo' sono in combo draw. Farei in call. E non lo chiudo, ovviamente. Tra tutte le carte quella più inutile mi deve scendere, però vabbè. 22, 20 bui, dai, andiamole. Vediamo un po', ci abbiamo comunque i jack, diciamo che è uno shove per value. Lui ci pensa, Cischi con 107K, è un call importante, eh. C'è comunque mezzo stack. Ci sta pensando, se mi chiama ti prego, no, ok, vabbè. E dama jack potremmo pure aprirle, 450, vediamo un po'. Ma Luchino, ma vai tranquillo, se vuoi andare a dormire, non ti preoccupare. Che al massimo la gestisco io la situa qua. Ho floppato scala.
Boh, con due picche. Questa è la classica mano dove succede qualcosa di brutto. Sembra ciechi. Che ansia, già che si è disconnesso non mi piace. Check check, ma guarda, io la faccio. Faccio un 4, 8 e... No, mi si è disconnesso a me, non ci credo. 4, 8 e 55. Dimmi che non c'è uno che cerca picche. Foldano tutti, va bene, comunque un bel pot. Saliamo a 60k. K7 picche, dai, carina. Questo ha aperto in per 3. Dai, cischi, il flop lo vedo. E ho preso pure in 7. Ma lo può fare pure in draw, forse. Oddio, 10 e 3, vabbè. Ok, va bene. Va bene, farò finta che va bene. Ah, devo anche fare check. Folda, va, pagliaccio. Facciamo un 5-2-50. Non faccio fare nessuno, però. Uno ci prova sempre ad aprire call. Cischi qua, se pusha non mi stupisce. Non un gran flop. Sì, ci abbiamo due overcard. Non ci betterei. E niente. Sto set chiude pure una sca due scale. L'avevo detto io che la pazienza prima o poi premiava. Mo' passano tutti. Guarda che roba. Call. Cos'è, Natale? K9. Dai, ha preso un K ed è mia, sì, 51.000, dai, 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 dai con gli assoni, mo me ne serve un altro. Molti meno di 20 buchi. E asso 10 sarà un'altra mano da shove, 90%. Apre lui colla. Ma io mando qua. Asso 8, partiamo sopra. Old, sì, si sale a 108.000, dai cazzo che siamo quasi in average. Lui apre, famo un call, dai. Set mining. Cischi non le mandare, per favore. Non setto, però non è brutto il flop. Impeccabile che fa, check. Se Kamaga la fa, quasi che lo raiserei, gli farei un 21-250. Spero che impeccabile non abbia cercato un 4 lì. Folda, bel pot, dai, siamo sopra average adesso. Allora, dama 10 da UTG, guarda, mi potrei assumere pure il rischio di un'apertura, farei 7,50. E tribetto, lean, e mi tocca passare. Mo' vediamo il fenomeno con che mi ha tribettato. Qui check. Ero dominato da entrambi. Asso 10 carine. Lui pusha 46k. Io gli ripuscio sopra. Può essere un flip. E siamo sopra. Prendiamo top pair. Dai. Dai, full. Dai. E sbattiamo fuori pure Kamaka. Dai, che siamo settimi su 24 adesso. I K, boh. E io aprirei, famo una per 3 bella corposa, un bel 12k, aperto lungo, ragazzi. Famo scherzi, non mi fate vedere tribetto, lean strani. Robsic, ecco, tribettato, quasi finisce male, eh. E io vado rotto, regà, che devo fare? Assi fisso. Dame, zitti. Sì, prendiamo K, abbiamo pure il K di fiori. Sì, chip leader, mi sa. No, chip leader c'ha 400.000. Allora, K8 on the button. Vediamo un po' cosa fanno Cesare e Duan. Ma guarda, faccio un call. Guarda, non è bruttissimo. Un 10 è anche scala. Ceccherei. Ho preso pure l'8. Ti faccio un 4-2-55. E folda, dai, un piatto rubato che comunque è buono. Ah sì, boh, che sta succedendo? Questo raise lo tribetterei a 19-5-50.
Che è un altro cooler? No, fold, vabbè. I5. Raga, scusate un attimo se non sto seguendo troppo la chat, ma sto un attimo con l'asciugamanino. Qui aprirei. Ricordiamoci che anche rubare bui è importante a questi livelli. E quasi che gli ripuscerei sopra, dai. Sperando che Riccardo non lo becchiamo gonfio dietro. Asso 3, parte sopra. Mi sa che ci. Dai, 4 quinti. Sì, sculare tantissimo. Dai, che un altro po' di stack. Madonna buona com'er pane, che sculata. Asso 9 da Bibbo. Il profeta chiama e io raiserei. Ha collato il profeta. 5K, può aver preso veramente. Folderei. I7. Occhio a queste coppiette qua. Però aprirei. Farei un 14-5-85. Colla, settare mai. Però io una sibettina qui la farei. 12.250. E passa, dai, anche questo pot molto importante. Vabbè, 10 e 3 ve le rimando indietro tranquillamente. Ah, mi tocca pure andare a vedere il flop. Io mi sa che mi tocca pure fare call. È qui quasi che lo raiserei. 15, 5 e 50. Cazzo me ne vuoi fare con 5.000? Chiama. E non chiudo manco colore. Vabbè, cioè ormai 5.000 gliele devo dare, voglio vedere che c'ha, c'ha l'asso. Vabbè. Dai, 2.000 e mezzo su un pot da 16.000. Tutti incastri marci qua. Dovrei andare a cercare un 9 sostanzialmente. Fold. K6, famo un call, dai, andiamo se Pino e Miki. Pino e Miki mi sa che è il chip leader. Un 6 l'ho preso, cerchiamolo. Famola su sto 9, 6, 2, 55. E fold, ok. Squeak! Dai, e porco Dio! Bella Lio, grazie mille per la donation, bro. Dai, porco Dio, sì. Qui riempirei. Vediamo un po' Brandon, un po' debole sto dama 3, però prendiamo top R, gliela metterei pure con un 7, 8 e 55. E passa, dai, un altro piatto portato a casa e siamo in pausa, ragazzi, vado a fumare e torno. Luca, il Six Max da 5€, il buy-in appunto 5€, che rilancia Emper 3. E io farei call in set mining. Non c'è un 5 al flop. Mezzo pot, ma io ti raiserei, farei un 82.500. Potrei rappresentare anche un 7. No, un 7, un 7. Folda, bello. Sono qua da quando il pallino rosso dava 0-0. Sto male, grande bro. Sempre presente. 8, 9, 10, check, sono in bila. E chiudo. Call, magari c'ha colore. E invece no, è mia, top. Dame, oddio. Profeta. Yotto. Dame settate, dai. Poker. Pokerissimo, bella per il profeta. Dai, che so fish queste. Asso 8 da bottone, un'aperturina la potrei fare. Famo un 12, 8 e 50. Foldano entrambi, buio, rubato. E i 9 li aprirei. Famo un 17, 5 e 50. Apro da SB. Colla. E qui te la farei. 12, 6 e 55. Sì, dai, super pot, dai. 7, 8 dal button. Famo un call. Ho floppato scala, boh, metterei.
Bello, quella è bella Ivan Stop. Non itto granché. Un 10? No. Andiamo di check. E so buono per check alto, incredibile. Boh, vabbè. Passa, dai, apriamo una mano. Famo un 13-5-50. Già che faccio fuori il bottone, va bene. Quel dell'SB non mi piace troppo. Faccio un 11-500. Ha preso. Sì, ha preso. Meritato, spero lo caricherai su YouTube, almeno potrò rivederlo minore 3 fortissimo il nostro Jeff FF. Bella call, grazie mille per la donation e per il messaggio, però. Allora, qui hanno fatto 6.000, potrei andare a cercare un 10. Occhio da sopra, no, su K no. E io qui devo andare sopra. Call. Mo ce l'ho nel culo. Zitti, madonna che botta! Un asso l'ho preso, la farei pure corposa. Bello, un altro piatto che ci portiamo a casa. Apre lui, in per due, dai. Aperte poche, è una per due, dai, vediamo il flop. Mo che glielo regalate. Farei un 18 e 500. E non difendono. Faccio check, non è che mi piacciono. Tris flop. Famo un check, dai. Vediamo se qualcuno betta. Qui la farei, poi aver aperto qualche draw. Farei un 18 e 500. Un collo prendiamo e mo gli sparerei un 34.000. Fold. Passo Jack Suited, cari. Lui pusha. Porca troia. Gli ripusherei sopra. A rischio perché c'ho Pino e Michi dietro, però dai. Saranno gonfi, porco Dio. Pino no, eh. Ho fatto la cazzata. Dai, se l'ho beccato gonfio da grande buio è veramente la morte. Porco Dio, porco Dio, sono sotto un treno. Fisso, 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 fisso. Rio cane, scontato. Allora, qua sono in bila. Che chiudo. Come i palazzi, i ragazzi dei palazzi. Brandon cerca. Carino, mi faccio un 8-6-55. Un altro piattino, dai, che risaliamo lentamente. Asso K, aprire, farei un 17-8-55. Sì, mo passa, un altro buio rubato, ritorniamo a 400.000. Ah sì, oddio. E aprirei, farei un 18-5-50. Colla. E ti farei un 28-500, dai. Mio, dai. Bella per i sassoni. Asso Jack, madonna, col culo che mi hanno portato prima. Vabbè, apriamo. Mai bello da UTG, ci becchiamo già un call. Sto 8 pirotto mi sa che l'ho incontrato comunque. Io non vorrei che rischiamo di beccare qualcuno a sti tavoli che ci segue. Che cercherei. Lui la fa, sicuro. Ma guarda, sono disposto a lasciarti, visto flop non mi piace per un cazzo, talmente connesso e basso che. Allora, io campererei un po' adesso, perché cioè, è anche vero che non mi posso far dilaniare dai bui, quindi se c'è qualche occasione di tipo qui un call varrebbe la pena, fammi un call.
Ho preso l'8. Bello, a su 8 sono carine, ok che sono UTG ma non posso non giocarne nessuno. 17, 5, 50 e folda, dai, facciamo un check. Non becchiamo una minchia. Qua un jack lo potrebbero pure cercare, invece c'è una betola. E la madonna, vabbè, una mezzo per due, farei un call in set mining. 7, 7, 7, no, però c'ho overpair, madonna, pot da 61.000. Ma qui il check a me non mi piace, 45, 8, 55, corposa, perché scricchiola nonostante sia overpair. Uff, dai, anche questo bel piatto. What do you mean? E famo un check, dai, in due. Ma... pot bet addirittura, minchia. E direi che tocca aprirli. Farei un 23, 5, 50. Eh no, vabbè. E comunque vabbè, dicevo, questo era. E avrete accesso a tutte le emote, in più appunto contribuirete a mantenere un canale che necessita, diciamo, di benzina per essere alimentato. Allora io farei un 15.550. Voi direte c'hai bottom pair, sì, ma mi auguro che su un check a sto flop solo due overcard vadano oltre e ci va. Board pairato, check dietro. Ah, c'hai tre, porca troia. Io aprirei un 21.550. E qui si betterei. Questo cercava colore, per me ha bucato. Boh, col 3, porco Dio, ma non ci credo, ma sei proprio un mostro, guarda. Che ci combina pira sul bottone, passa. Facciamo un call. Ma se provo a stillare... da matti, però folla, dai, il piatto ce lo abbiamo almeno. Non floppi, le dame. E se pusho? E raise suo. Piatto 49.000, dai. Giochiamocelo con le dame sto torneo. Dai, vieni accollato, yotto. Tenete, non ci credo, no, 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 no. Fortissimo. Bruttissima conclusione per un torneo, secondo me, vabbè, che meritava di più, che meritava di più. Manchiamo il premio più grosso, dai, porco Dio, 94 euro potevamo prendere. Niente, vabbè ragazzi, è stato comunque una soddisfazione, usciamo ottavi su 1141. Io vi ringrazio tutti per avermi seguito in questa serata di poker e niente, ci becchiamo alla prossima stream, come sempre lo saprete tramite Instagram. Bella raga, adios.